Come avete visto nell'ultimo video sono andata da Primark, ho fatto un po' di shopping per la casa, su Instagram ho fatto anche un bellissimo reel con tutte le cose che ho visto in negozio. Oggi il video è dedicato a tutto il mio shopping per la casa che ho fatto finora. Ho tantissime cose belle, anche Maison du Monde, anche una chicca che adesso ho in cucina che stra amo, ne ho due in realtà che vi devo mostrare. Insomma, vi aggiorno un po' su tutti gli acquistini che ho fatto recentemente. Io direi di iniziare subito da Primark. Abbiamo sempre la solita mega bustona, super gigante, comoda. Iniziamo da un'altra bustina che hanno messo all'interno, perché c'è una cosa più fragile. In negozio c'erano tantissimi vasi in vetro, in porcellana, tanta scelta per tutti i gusti. Io ho visto lui e l'ho preso. Che ne dite? Il buco è abbastanza piccolino, nel senso che non ci stanno quei mazzi di fiori giganti, ma esteticamente mi piaceva, i colori sono quelli che mi piacciono a me. Il costo è di soli 4 euro. Che ne pensate? A me è piaciuto, l'ho preso. Poi procediamo con lui da Primark, ci sono questi qui, i cuscini 45x45, esatto, il filler, quindi proprio il ripieno del cuscino, a solo 2 euro. Tra l'altro lo voglio aprire insieme a voi, la confezione è questa qua. C'è anche una selezione molto vasta di colori, pattern, texture, sfumature, insomma. Potete trovare la cover, la parte esterna, la federa, per tutti i gusti, ce ne sta una che vi piace sicuro. Il prezzo, appunto, ve l'ho detto, 2 euro, si lava in lavatrice. Ed eccolo qui, molto semplice, come me l'aspettavo, perfetto. E vi faccio vedere la federa che ho scelto io. Io ho preso lei, rosa vellutino. I miei colori preferiti per la casa sono il bianco, il nero per certe cose e il rosa. Che dite, vi piace? Il costo è di 3 euro. C'è la cerniera, quindi si mette e si sfila molto facilmente. Adesso, ecco, la apro e voglio provare. Vediamo. Domanda per voi, fatemi sapere nei commenti. Avete delle cose di Primark in casa? Qual è la vostra preferita che mi consigliate in assoluto? Beh, direi perfetto. Guardate. Ta-da! Super carino, mi piace molto, perfetto, lo metterò sul divano. Quindi ve l'ho detto, c'era tantissima selezione di copricuscini a 3,50€, prezzo ottimo. Allora, proseguiamo con una cosa molto particolare che ho visto e ho subito preso, non ci ho pensato veramente neanche un secondo, perché può essere molto utile per varie cose, foto carine, adesso la faccio vedere. Ta-da! Ho preso uno specchio tondo e voi direte, caro, ma dove lo metti, cosa ci fai? L'ho pensato proprio da tenere così, ad esempio anche qua in questo mobiletto che c'è sulla camera, questa è la camera da letto qua a Milano, e mi piace molto l'effetto di ad esempio un profumo che si vede, vedete? Mi piace tantissimo il riflesso che fanno gli oggetti con lo specchio. Idealmente ci voglio mettere un profumo, dei fiori, qualcosa di carino, estetico, per fare un angolo carino nella camera e avere questo qua come base. Non so, ditemi voi, vi piace l'idea? A me piace tantissimo, devo dire. Il costo di questo qui è, scritto qua dietro, 4 euro. Insomma, molto carino. Altro sacchettino, quindi abbiamo una cosa fragile. Vi faccio vedere. Ah sì, ho preso lui. Ta-da! Ho preso un portacandele di quelle alte, belle, lunghe, sempre molto estetiche per la tavola o per qualsiasi altra zona da decorare. Fatto in questo modo, in vetro, molto carino. Ad esempio si potrebbe anche girare e mettere in questo modo con una candela. Qui. E volevo prendere appunto un portacandele per le candele alte, perché ho in mente degli angoli decorativi che voglio creare. Esatto, guardate ragazze, si vede che può essere utilizzato in questi due modi, come c'è scritto. Il costo, tra l'altro, è di solo 2,50€, quindi ottimo. Vi piace? E allora, concludiamo Primark, ma qua dentro anche un'altra cosa che vi devo assolutamente far vedere di H&M Home, negozio stupendo, ci devo tornare. Allora, Primark, ho preso anche lui, un tappetino per il bagno. Me ne serviva uno semplice, non volevo prenderlo bianco perché bianco si sporca veramente facilissimamente, cioè una volta che lo usi si sporca. Ho preso questo qui in grigio che è un po' in tinta con anche ad esempio la testiera del nostro letto, insomma abbiamo riferimenti grigi più che oro nella casa.
Questo qui, il tappetino quindi per il bagno, il costo è di soli 4 euro. C'era abbastanza scelta, non troppa, ad esempio c'è tantissima scelta per gli asciugamani, qualsiasi tipo di asciugamano per la faccia, per le mani, per il corpo, c'erano veramente tantissimi colori, sembravano anche molto carini al tatto. Se l'avete mai provati fatemi sapere, comunque vi faccio vedere questo com'è, perché lo apro. E tadan, eccolo qua, beh, perfetto. Tra l'altro non è neanche, è anche un po' spessino, per 4 euro io direi che è approvato. Ci sta. Poi, Primark, abbiamo concluso, ma vi devo far vedere una chicca di H&M Home. Questo negozio l'ho scoperto ad Arese, mi sono innamorata proprio del negozio in sé, ha un'estetica bellissima, un po' vintage, moderna, insomma, elegante, classica, c'è di tutto. Soprattutto per decorazioni c'era una candela bellissima, viola, mi ricordo ancora, costava 15 euro. Non l'ho presa per ora, ma ho preso queste qua, vi faccio vedere. Perché è una cosa molto semplice che può servire a tutti e qui da H&M Home sono bellissime e anche economiche. Ta-da! Ho preso le candele, appunto, perfette per questo qui. Adesso lo facciamo subito, la prova candela e ta-da! Che ne dite? Mi piace molto anche la sera, cena, oppure queste candele vengono utilizzate tantissimo nei locali, nelle bottiglie vuote. Mi piacciono, cioè, sono molto semplici e bianche. Qua tra l'altro sono attaccati gli stoppini. Il costo, ragazze, vi sorprenderà perché costano solo 1,99€, pochissimo. C'erano anche in tantissimi colori da H&M Home, quindi soddisfano veramente tutti i gusti, tutte le personalità. Io le ho scelte bianche, io amo il bianco per la casa. Ora passiamo a Maison du Monde, che ce l'ho qui. Da Maison du Monde ho trovato lui, il barattolino per il caffè, che tra l'altro vi avevo portato con me quando l'ho comprato in un vlog. Il vlog ve lo metto qua in alto, andatelo a vedere perché è super carino e vi ho aggiornato anche su tutte le cose di casa. Se non l'avete già visto, insomma, io vi consiglio di guardarlo perché scoprite anche tante cose altre sulla mia vita qua a Milano, sulla casa, insomma, arredamento, altro. Che dite, vi piace, ragazze? Io lo amo, da quando ce l'ho, veramente ogni volta che lo guardo dico oh, che carino, veramente è tanto tanto nel mio stile, molto semplice, minimal, mi piace che si veda il caffè all'interno, poi ha la chiusura ermetica, mantiene tutto l'aroma del caffè e promosso. Questo l'avevo pagato 5,95, comunque 6 euro. Però c'è un però. Ora guardate questo, ma dopo vi devo far vedere un altro acquisto che è stato super. Dopo ve lo faccio vedere. Altra cosa, sempre in tema cucina, alimenti, organizer. Ho preso un portazucchero super carino. È il più bello che io abbia mai visto finora, perfetto, proprio è lui. Cioè, è fatto per lo zucchero, secondo me. Sto parlando di questo contenitore qua, con il tappino di sughero, che si apre molto facilmente, questo cucchiaino super carino, e appunto dentro noi ci abbiamo messo lo zucchero, perfetto per il caffè, carinissimo. Indovinate dove l'ho preso? 1, 2, 3, vabbè, se mi seguite su Instagram già l'avete visto, o anche se avete visto il vlog l'avete visto anche lì. Da Tiger, l'ho pagato solo 1 euro, cioè ditemi voi se... Non è carinissimo, io lo amo. Mi sto trovando veramente comodissima con lo zucchero qua e ve lo consiglio un sacco. Ora mi sposto un attimo insieme a voi perché vi devo far vedere una cosa che abbiamo comprato io e Filo. E sono in cucina, sono degli elettrodomestici e vi porto con me, ok? Andiamo. Eccoci qui in cucina. Allora, questo è il tavolo dove pranziamo, ragazze. Abbiamo comprato, perché io e Filo insieme abbiamo comprato lei, la macchina del caffè. Questa qui ci stiamo trovando benissimo, ormai sono 3 giorni che ce l'abbiamo, super carina, compatta, minimal, veramente, così, tac. L'abbiamo presa su Amazon, in omaggio ci sono arrivate le capsuline Nespresso in modo da poter provarle, insomma, assaggiarle, capire che cosa ci piace di più, poi capire quali gusti comprare, ecco. E sì, poi vabbè, io al supermercato ho preso queste, devo ancora capire se mi piacciono, non so, se avete delle marche di capsule, qualsiasi cosa da consigliarmi a riguardo della macchina del caffè, fatemi sapere, vi lascio il link in descrizione, se vi serve ve la consiglio un sacco. Poi ragazze, scusate il casino, ma abbiamo preso anche il tostapane, l'abbiamo trovato su Amazon, nero,
basico, semplice, mi piace molto. Defrost, quindi scongelare, riscaldare, a varie potenze, diciamo. Anche il cassettino per le briciole, che dovremo anche cambiare, quindi immagino, ecco. È super super comodo e economico, quindi ve lo consiglio molto. A me piace molto anche esteticamente nero. Altra cosa che ho comprato ad Arese è lui, un puff vellutino nero che mi piace un sacco come colori, ma non solo. Quindi è sia un puff per appoggiare le cose, tipo i telecomandi, i telefoni, la tisana la sera di fianco al divano, è super comodo. Più è un puff contenitore, quindi capite bene che è veramente la svolta. Tra l'altro il costo era di $19,95, secondo me super promosso. Questa è la grandezza. Ed eccoci qui, fatemi assolutamente sapere qual è la cosa più carina che avete visto in questo video haul, spero vi sia stato utile, spero di avervi dato degli spunti. Questi video secondo me sono molto utili per capire che cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa andare a comprare. Cerco sempre di trovare le cose più carine a dei prezzi comunque buoni. In più spero di avervi fatto un po' compagnia, vi ringrazio anche voi di essere rimaste fino a qua, se siete rimaste fino a qua scrivete hashtag casa. Noi ci sentiamo tutti i giorni su Instagram, mi raccomando venite perché lì vi dico sempre tante cose in anticipo, vi aggiorno su tante cose, insomma c'è un mondo da scoprire anche lì. Iscrivetevi, mi raccomando, e lasciate un mi piace che per me è importantissimo per capire se vi piacciono questi video. Io vi mando un mega bacio, un mega abbraccio, vi auguro un bellissimo weekend.